Allora buonasera a tutti, benvenuti ai nostri coraggiosissimi ospiti che giustamente hanno sfidato le temperie. Non sono venuto in bicicletta, sono venuto in treno. Ma io parlavo anche di loro perché... Non ho sfidato le temperie. Però penso che ne valga veramente la pena perché è uno dei incontri del nostro centro culturale a cui tenevamo di più. Come sapete, questa sera parliamo di Giorgio Foresto, ovvero di Giorgio De Gasperi, diventato Foresto nell'ultimo periodo della sua vita, perché a un certo punto lui, illustratore di successo del Corriere della Sera, Domenica del Corriere, Corriere di tutte le testate del gruppo, comunque, e non solo in Italia, anche all'estero, a un certo punto improvvisamente rompe con questa vita, sempre un po' strana, diciamo così, stravagante, però sicuramente di successo. Ecco. Rompe in un momento in cui è ancora nella cresta dell'onda, sulla cresta dell'onda, e si ritira nella Laguna Veneta a Pellestrina. E noi qui questa sera abbiamo due persone che l'hanno conosciuto in due momenti diversi della sua vita. Aldo Di Gennaro, che è stato un suo discepolo e anche in qualche modo si può dire il suo continuatore, perché è quello che... No. Comunque il suo allievo, ma a sua insaputa. Adesso le do la parola su. E poi abbiamo Giovanni Scarpa, che intanto l'ho conosciuto di persona negli ultimi anni a Pellestrina, e poi è stato lo Sherlock Holmes che si è messo sulle sue tracce e è andato a ritracciare le sue opere, ha cominciato a tirare dei fili che prima neanche immaginava, ha realizzato il libro che questa sera abbiamo qui a disposizione e ha creato una storia che io trovo affascinante da tutti i punti di vista, insomma, quindi scoperta di un personaggio di grandissimo spessore in un momento in cui era rimasto sconosciuto completamente agli occhi del mondo. Allora io non vi porto via altro tempo perché il compito di presentare Aldo Di Gennaro lo lascio a Giovanni che lo conosce molto meglio di me. E quindi io, Giovanni, ti darei subito la parola. Poi, oltretutto questa sera, Aldo è venuto accompagnato da Giuseppe Festino, che è, ecco, eccolo qui, un altro disegnatore ben noto, e amico anche lui di Giorgio De Gasperi. Tra l'altro stasera ci diceva uno dei pochissimi che sono anche entrati in casa di Giorgio. È entrato nella misteriosa casa. A quella strina cosa tutt'altro che scontata, che facile. Ecco. E nulla. Ecco, per cui abbiamo più voci che possono raccontarci di lui e io lascio subito a loro la parola, Giovanni, che così è insegnato di introdurre i nostri relatori. Sì, allora come diceva oggi stasera abbiamo qui innanzitutto un amico sia mio che del Foresto, e che è una grande opportunità sentire un pezzo di storia non solo dell'illustrazione ma anche di questo uomo che poi ci ha trovato di farmi conoscere, insomma. Aldo Di Gennaro è del 38, per cui come vedete quest'uomo, questo Foresto, ha avuto anche l'occasione di unire più generazioni, ed è un fumettista e illustratore italiano, molto famoso, possiamo dire così, dai. Ha lavorato per Rizzoli, Bonelli e altre importanti case editrici. Inoltre, nel 2002 è stato premiato non solo per la targa d'oro dell'Associazione Illustratori, dell'Associazione Italiana degli Illustratori, ma anche del premio Fumo di China, che è una delle più stimate, diciamo così, case editrici o comunque siti che lavorano nel campo dell'illustrazione. È stato inoltre, come diceva all'inizio, un amico di Giorgio, per cui è poi la sua esperienza personale che cercheremo un po' di, insomma, di condividere e di conoscere. L'altro amico che conosceremo stasera, sperando che ci sia del tempo a sufficienza, è Giuseppe Festino, che è del 43, per cui anche lì una generazione dopo, è anche un disegnatore, illustratore, soprattutto di fantascienza, e ha esordito in diverse case editrici per poi approdare nel grande periodico che è la Durania, per il quale ha fatto anche diverse copertine, insomma. Poi magari ci racconteranno anche loro qualcosa di più. Io volevo prendere la parola per primo per raccontarvi appunto questa avventura che è stata la scoperta di quest'uomo. Eccolo in foto, e non è scontata per una sua foto, perché come capirete pian piano è la sua vita è enigma e viveva abbastanza nascosto, insomma, no? Per cui già avere una sua foto è un regalo grande che abbiamo.
nasce nel 27 e muore nel 2012, per cui ha attraversato, potete immaginare, tutto il 1900. E come diceva prima Ege, la sua storia è la storia di una rapida ascesa di fama e anche di maestria artistica, tanto che negli anni 60 diventa il più pagato illustratore italiano, praticamente il più ricercato da tutte quelle case editrici che al tempo utilizzavano l'illustrazione come mezzo di, diciamo così, alternativo a quella che è la televisione d'oggi, come potete immaginare. Lui è uno dei più pagati, ma succede una cosa, come diceva prima Ege, che cambia tutto e che lo fa incrociare quella che è poi la mia storia. E cioè che nel 70 muore sua moglie e in concomitanza a diversi, insomma, sviluppi di questa vicenda, lui decide di mollare tutto e di recarsi nella nostra isola. Addirittura si dice che lui abbia deciso di mollare tutto grazie a una partita a biliardo, perché appunto c'era il mago del biliardo lì al Bar Giamaica di Milano e lui, si dice, abbia detto a questo boss: se io ti batto non mi vedrete mai più. E quel giorno tutti i suoi amici si radunano attorno alla tavola da biliardo, lui riesce non si sa come a vincere, da quel momento nessuno l'ha più visto, neanche altri di Gennaro che erano un suo carissimo amico, no? Solo Festino è riuscito a rintracciarlo poi a quelle strisce. Lui fugge, nessuno sa dove sia stato e, come in una bella fiaba, arriva nell'isola di Pellestrina. Arriva in quest'isola che è fatta di pescatori, immaginate un'isola negli anni 70, fatta di terriccio, di gente che va a pesca la notte, di vecchiette che lavorano al tombolo e di ragazzi che giocano in piazza a calcio come ancora oggi. Per cui quest'uomo arriva in questa isola e la prima cosa che fa è costruirsi un atelier molto particolare, che è questo. Lui lo chiama il mondo della luna, perché come vedete c'è sia una grande luna sulla sinistra, sia un'altra sulla destra, che sia un po' scolorita, dove essere una luna piena, da qui. E in questo atelier molto particolare lui comincia ad accatastare tutte le cose che lo colpiscono della realtà. Come potete vedere, era un uomo che si lasciava colpire da molte cose molto strane, e una delle cose che più però colpisce e che, diciamo così, viene a rintracciare quel suo desiderio di stare in pace definitivamente è la bellezza che incontra. E infatti, adesso vi mostro un'altra foto così potete vedere anche com'è l'atmosfera lì. La cosa che lo colpisce, dicevo, è la bellezza, perché lui pensava di arrivare a un posto e finalmente rilassarsi, stare da solo, lontano dal mondo, ma c'è una cosa appunto che comincia a urgere dentro di lui, che è appunto lo splendore che lo circonda. Infatti c'è una poesia, proprio a proposito del suo casotto, scriverà così: ho un casotto solitario, proprio adatto a due persone, è un tugurio assai elitario, hic manebibus benone, parafitticolo e acqueario, e anticivilizzazione, non sarà palazzo d'aglio, non somiglia al Partenone. E noi abbiamo, è straordinario, l'orizzonte per prigione, sterminato reliquiario di ogni mistica emozione. Così potete capire come quest'uomo in realtà si fosse rifugiato qui, inconsapevole di trovare davanti a lui uno spettacolo che non si sarebbe mai, insomma, aspettato di vedere, no? L'altra cosa che lo turba è la gente che trova, perché come potete immaginare, quest'uomo viene da una Milano caotica, piena di tram, piena di gente che va al lavoro con la valigetta tutta vestita bene, e si trova in mezzo della gente la cui più grande preoccupazione è organizzare, per esempio, queste cose qua, che sono le processioni. Lui rimane molto turbato, diciamo così, da questa religione che incontra, no? E comincia ad illustrarla. Tanto forte era come l'interesse per questa nuova cosa che lui vedeva. Però vedete, non le illustra mai asetticamente. Lui comincia pian piano ad entrare in contatto con quella che è la nostra fede. Tanto che se voi vedete questo dipinto, se noi non ci lasciamo catturare dallo spirito, lo so che non è visto. Se noi non ci lasciamo catturare dalla bellezza del sole, possiamo vedere come più giù Giorgio ci mostra una cosa, no? Vedete, c'è la processione, ma in basso, nascosto, succede una cosa strana. C'è un uomo che ha dei bici e
quelli del Cristo, diciamo, quelli della confraternita del Cristo, che stavano portando il Cristo, che ancora adesso si porta, questa statua gigante di 4 metri del Cristo che si porta per le strade, si stacca dal convoglio e va a dare una mano a questo tipo che era caduto in bicicletta, no? Come se Giorgio volesse rimproverarci, pare, no? Perché noi siamo sempre lì attaccati al Cristo, alla Madonna, a queste statue, però poi lui ci dice, guardate, Gesù vero, quello che va salvato, quello che va adorato, è per le strade, cioè è l'uomo che cade in bicicletta, è l'uomo che ha bisogno, no? Ed è profondamente evangelico in tutto questo, pur magari non sapendolo. E comincia così a innamorarsi e soprattutto a rendersi conto che la cosa che noi amiamo di più è la nostra Madonna. Pellestrina c'è questa tradizione che speravano che voi conoscano, che è la Madonna delle Apparizioni, che è appunto legata al fatto di appunto, un'apparizione mariana che è venuta ad un ragazzo dell'isola, e da quell'anno, tutti gli anni, il 4 agosto, si fa una grande festa. Giorgio, quest'uomo che ha lasciato tutto, che è libero, che vive barattando le sue opere con, per un pezzo di pane, per un po' di formaggio, all'insaputa di tutti, la frutta, aveva un fruttivendolo che ha cambiato molti chili di banane con dei quadri bellissimi, lui comincia a capire che la cosa che amiamo di più è questa Madonna, per cui esce allo scoperto regalandoci un grande dipinto quasi ogni anno per questo evento. Cioè lui non aveva niente da fare, pensate, questo illustratore poteva fare quello che voleva, come poi farà, vediamo, e vivere come voleva vivere, libero da tutto, da tutti, barattava le sue opere per il cibo, non aveva bisogno di nessuno, ma decide di darsi un compito, e cioè di illustrare per noi la Madonna, da agnostico com'era, no? E ve lo ricordiamo anche dopo, le ultime parole che dice, pensate, sono niente Milano, niente preti. Cioè lui c'era la morte quella chiesa, però comincia ad accorgersi che se voleva farci un regalo non poteva non essere disegnare per noi la cosa che avevamo più cara, cioè la Madonna. E il fatto che disegni la Madonna è legato anche al fatto del perché ho scelto di venire qui questa sera. Questa è una delle tante che hai illustrato. E ho deciso, appunto, vi dicevo, di venire qui questa sera nella sala dello studio teologico del Santo, perché questa Madonna mi ha colpito tantissimo per due motivi. Il primo è puramente tecnico, cioè il saio che indossa la Madonna è realizzato con una pittura che non è pittura, cioè è quello che a Pellestrina si chiama petume, e che è pittura, tecnicamente si chiama pittura antivegetativa per scafo nautico, e cioè della pittura che viene usata e che viene tuttora usata per dipingere il fondo delle barche. Questa pittura ha una cosa, cioè la più ovvia cosa che si può dire è che cioè, non è compatibile con l'acqua, per cui è l'opposto di tutte le pitture esistenti, insomma non è una pittura vera e propria. Però Giorgio decide di usarla per realizzare un saio, e a me ha colpito tantissimo questa cosa, ha colpito anche altra gente che è venuta a vederla, perché pensate, una Madonna col saio francescano non si vedeva nella storia dell'arte dal 1305, da quando Pisano l'aveva scolpita qui per la Cappella degli Scrovegni, e quella era l'unica Madonna col saio francescano fino a quando Giorgio Foresto nell'isola di Pellestrina, nell'anno mi precisato perché non abbiamo la data, decide di realizzare spontaneamente una Madonna col saio. Pensate, 800 anni in cui a nessun pittore rinascimentale, barocco, era mai venuto in mente di realizzare una Madonna così. E ho pensato subito a Papa Francesco quanto potrebbe apprezzare una roba del genere, no? E quanto sia bello per noi scoprire questa Madonna con i capelli rossi, un po' alla Caravaggio, che sta sulla sua luna come sulla prua di una barca. Ed è di una bellezza meravigliosa, no? E sullo scapolare, tanto per questo è questo aggeggino qui che vedete, a confermare la provenienza francescana, potete vedere San Francesco col lupo di Bubbio sulla sinistra e gli uccellini sulla destra. Sì. Per cui, vedete, proprio capisce che la cosa più cara che abbiamo è questa Madonna. La vita di questo pittore scorre tranquilla nell'isola di Pellestrina, ma sempre
diciamo così, pungolata da quella che è la nostra fede. Tanto che in questa natura morta un po' particolare, in cui vedete c'è un cavallino di pezza e una ciotola piena di conchiglie, Giorgio ritrae quella che è stata fin da subito per tutti la faccia di Gesù, no? Su quell'osso di sebbia. La vedete? E io, allora, quando l'ho vista mi sono subito chiesto, ma questa se l'è inventata? Cioè, era così attratto da questa cosa che se l'è inventata oppure esiste davvero? Per cui sono andato in giro a chiedere a tutti i pescatori se era effettivamente possibile che nell'osso di sebbia potesse incidersi, potesse, non so, pitturarsi la faccia del Cristo. E questi mi hanno mostrato degli esempi e mi hanno detto, guarda, se è possibile, è un po' raro che succeda che venga fuori proprio la faccia di Gesù, però può succedere. Ed è da quel giorno, vedete, che da 2 anni a questa parte io sto continuando a girare tutti gli ossi di seppia che vedo per vedere se trovo la faccia di Gesù sugli ossi di seppia. Ma pensate, io ho pensato, ma guarda, guarda che bello che ci voleva un pittore che odia i preti per farmi cercare in tutti gli ossi di seppia che vedo vicino a casa mia la faccia di Gesù. C'è stata un'occasione in più per cercare, come dicono i salmi, il suo volto, no? E un po' ne ho trovati, dopo se mai li vedete, non sono proprio belli come il suo, però li ho trovati. E mi diceva una vecchietta, ma non vedi che ce n'è un altro qui? E io, boh, cioè non so se è vero, però questa vecchietta mi diceva, beh, adesso che ci sono negli ossi di seppia dovrei cercarli anche nelle ostriche. Un po' più difficile. La sua vita si complica, vabbè, la sua vita scorre tranquilla, come potete vedere, lui ritrae quello che vede, e infatti su questo bellissimo dipinto che si intitola Quando la vita è vita, lui ritrae, vedete, un barista che prende il sole, mentre dietro i ragazzi giocano a pallone. Cioè, questa era la sua vita, viveva tranquillo lì, disturbato solo da sto fatto che noi credevamo e lui no, e passa così le sue giornate, fino a quando suo figlio e altra gente, dopo vi spiego perché ho messo questo dipinto, lo rintracciano, riescono praticamente i suoi contatti milanesi, dai quali lui era sempre scappato, a rintracciarlo per Lestrina, non si sa bene come abbiano fatto, ma riescono a prenderlo, e lui, per non farsi prendere, dice, no, adesso non posso farmi riprendere da quella vita fatta di lavoro, fatta di fatica che non volevo fare, per cui scappo, e decide di scappare nella parte più distante rispetto a quella in cui si trovava, e ha detto, beh, la parte più distante geograficamente si chiama antipodo, cioè la parte del mondo che sta sotto la parte in cui ci troviamo, per cui decide di andare in Oriente, precisamente ad Hong Kong e in Nuova Zelanda e poi anche nell'Oceania, e per cui vedete poi quando torna si ritrae a testa in giù, no, come per dire, io vedete ero dall'altra parte del mondo. E praticamente cosa succede? Sta 5 anni lontano dall'isola di Pellestrina, 5 anni in cui però la cosa che mi colpiva, beh, intanto di questi 5 anni non sappiamo niente, perché gli unici dati che siamo riusciti a recuperare sono quelli dei suoi racconti, insomma, che ha raccontato in giro, e dei dipinti che pochi ha portato a casa. La cosa che mi colpiva di più vedendo questi dipinti è che quel pungolo che vi dicevo prima, cioè di quella fede che noi avevamo, non lo lascia stare. E difatti sul dipinto, realizzato da Hong Kong, come potete vedere, ed è Hong Kong 82 qui, mannaggia, lui dipinge praticamente delle cupole su cui ci sono degli angeli che cantano, e la cosa che mi colpiva era una citazione che mette qui in basso, di James Joyce, una citazione che ho faticato un anno e mezzo a trovare perché non si riusciva, tanto era nascosta in mezzo alle lettere di James Joyce, che dice così, e lui scrive a sua moglie, insomma, James Joyce che è sua moglie, è strano da quali pozzanghere fangose gli angeli traggano uno spirito di bellezza. E mi faceva ritornare in mente quella fede che avevamo noi, no? Perché è proprio così, cioè è strano da noi che siamo così fangosi, che siamo così brutti, come possa accadere nel mondo di vedere delle cose così belle, un'alba così, no? Che
che sembra che gli angeli siano lì a godere come noi della bellezza che vediamo. Per cui come potete vedere questo anelito, questo desiderio di godere della bellezza, ma allo stesso tempo lo scandalo che è il nostro essere così brutti, così messi male, lo tormentano. Ed è bellissimo perché il primo dipinto che fa quando torna a casa dopo 5 anni perché non ce la faceva più, torna a Pellestrina, e mi ha colpito anche questo, perché lui era un tipo che poteva andare nel mondo dove voleva, perché appunto nel modo in cui viveva, cioè barattando le sue opere d'arte con vitto e alloggio, lui poteva stare veramente dove voleva, tanto che ad Hong Kong sappiamo che riesce a vivere perché nella parete di un ristorante si mette a dipingere Venezia, e il cinese che lo ospitava diceva: bene, tu puoi stare qui quanto vuoi, basta che continui questo dipinto. E sapete perché sappiamo che è vissuto così? Perché quando è scappato da lì per tornare a Pellestrina, ha lasciato il dipinto a metà, e il cinese è venuto a cercarlo fino a Pellestrina, tanto che tutti i commercianti si ricordano di questo cinese che cercava Giorgio De Gaspari, ma non l'ha trovato. Non l'ha trovato, e torna a Pellestrina perché gli mancava, e gli mancava tantissimo, tanto che quando sta in una tenuta da un suo amico in Nuova Zelanda che aveva delle oche, e una di queste oche la chiama Pellestrina perché diceva non riusciva a stare distante da questa sua isola, ormai era diventata la sua nuova casa. Per cui dopo 5 anni, quando pensa che nessuno si ricordi più di lui, tanto che a Pellestrina pensavano tutti che fosse morto, torna. E la prima cosa che realizza, e questo mi ha colpito un sacco, è una Madonna. Lui torna nell'88, cosa disegna? Questo, dice: sono tornato, vi faccio il regalo. E disegna questa splendida Madonna in jeans. E anche questo è un inedito, cioè nessuno aveva mai usato disegnare Madonne in jeans poi. Già nel 900 non si vede nessuno ha il coraggio di disegnare Madonne, ci sono solo madri, ma nessuno dice: ho disegnato una Madonna. Lui non solo disegna una Madonna, ma la disegna in jeans. E questa è un nome, questa è Arianna Scarpa, che inconsapevolmente è stata ritratta da Giorgio con il suo bimbo in braccio. E vedete, è un bimbo di luce, no? Gesù che è la Lux Mundi. E Giorgio, con questa maestria, con questo dolcissimo viso, no? Con questa aureola fatta di luce, ci regala ancora una volta la Madonna, che ha un trono speciale, vedete? Il trono è una bricola. E scoprivo pochi giorni fa, quando mi diceva un vecchietto, io dico, ho sempre detto bricola, e questo vecchietto mi fa: ma guarda che non è una bricola normale, perché se qualcuno ha dimestichezza con le cose lagunari, la bricola ha solo 3 pali, è Trinitaria la bricola, mentre questa, come potete vedere, ha più pali. Mi diceva: ma sai che le bricole che hanno più pali sono le bricole che si usano per l'attracco delle barche, tipo del ferry, molto del vaporetto. Per cui pensate, questa è una bricola di ancoraggio, cioè di, come se Giorgio volesse dire: ma la Madonna non indica solo la strada come le bricole normali, è una bricola in cui si può restare, è una bricola in cui tu puoi agganciare la tua vita, no? E su questa bricola lui intanto si autoritrae, lo vedete qui in profilo, non so se avete presente la foto iniziale, è lui, no? Tanto che i tratti che potevano andare dritti si piegano e formano la barba giù, e insomma è un po' la sua stilizzazione. Ma poi cosa fa? Vede nella bricola che si spalda, che è consumata dal salso, fa una citazione, perché lui non solo aveva una vita enigmatica, ma gli piaceva fare enigmi per noi poveri predestinati che non sapevamo niente. Per cui nascondeva ogni tanto delle citazioni famose per vedere se poi le scoprivamo. E naturalmente non le scoprivamo, insomma non le scopriamo mai. Questa è la Babele di Bruegel, che capovolta, che è un quadro famoso, insomma. E mentre questa che vedete qui, anche questa non è una roba normale, no? Tanto che io ci ho visto la cattedrale, la facciata del Duomo di Milano rovesciata, forse, non so, sicuramente una cattedrale, no? Per cui vedete, ci facevano anche i trabocchetti, no? E anche queste sono state tutte sorprese. Questa delle Madonne mi ha colpito tantissimo, come vi dicevo prima, perché è uno dei, l'unico compito che lui si dà. Per cui ve ne mostro altre 2 o 3 prima di lasciare la parola ad Aldo, che ci racconta magari un po' di più degli aneddoti sulla vita strana e avventurosa di quest'uomo.
Tra le diverse Madonne che lui ha fatto, che sono davvero tante, mi piaceva moltissimo questa, che ha fatto nel 95, se non sbaglio. E vedete, la prospettiva è molto strana, no? Siamo all'interno di una bocca di un mostro marino. Vedete, ci sono i denti, qui. E questo mostro marino si sta dirigendo verso la nostra isola, che è già tempestata, che è già, diciamo, travagliata da queste trombe marine, no? Da queste trombe d'aria. Un granchietto sta attaccato al palato del mostro, ma cosa succede? La Madonna mette un piede sopra l'isola e si frappone tra questo mostro e il popolo che ci vive, e il popolo che sta andando via a distruggere. E la cosa più bella che scoprivo, no? È che la Madonna è vestita di tramonto, vedete, proprio da oriente, il sole e la veste, che non solo fa cioè che è parte della tradizione, no? Anche ecclesiastica, ma mi colpiva perché uno non penso che lui l'abbia mai sentito, no? Ma, e questo vuol dire che lui un giorno, guardando il tramonto, ha detto: ma pensa se la Madonna potesse vestirsi con questi colori, e l'ha fatto. E io, è bello perché da quando ho scoperto questa cosa, non posso non guardare un tramonto senza immaginarmi una donna, o addirittura la Madonna vestita così, no? Come se fosse l'abito della Madonna. E poi l'altra cosa che mi colpiva è, vedete, lei non sta, lei per difendere l'isola cosa fa? Porge suo figlio, ma non è che lo porge, vedete, lo sta proprio gettando, lo getta, come è stata la vita, no? Sua, ha gettato suo figlio. E questo Gesù bambino ha già in sé i simboli della passione. E vedete il sangue come dei figli, come dei vicoli rossi, diventano come dei figli che lo portano ad essere legato a Dio. Forse qui anche Giorgio ci voleva prendere un po' in giro, non dicendo che Gesù è una marionetta di Dio. Però illustra una dipendenza, no? È molto bello. Ma mi colpiva queste mani che gettano Gesù. E è stupendo. Poi l'unica variabile che rimaneva da capire erano questi jet. Ho detto: ma perché? A parte che non mi aspettavo di tutto, però ho detto: ma perché questi jet di luce? Era questione. Gettare. Io ho pensato a un'altra cosa. Ho pensato al 95, è appena finita la guerra insomma. Per cui pensa quanti aerei sono passati sopra le nostre teste. E ho pensato: guarda, Giorgio qui illustra l'armata della salvezza, come se Gesù potesse salvarci attraverso dei jet di grazia, come dei jet di luce. Questa è stata l'ipotesi, ma cioè, poi tutte le vecchiette erano lì a farmi tutti i loro trip su quello che serve. Ma è anche un'avventura divertente, non quella dell'interpretazione. Questo, con il quale finisco per adesso, per poi magari lasciare la parola a te, poi magari vediamo se c'è altro tempo, è un dipinto che mi ha colpito tantissimo. È uno dei più ultimi che abbiamo fotografato, perché questa avventura, questa ricerca sta continuando. Io per 2 anni sono andato a disturbare casa per casa le persone per sentire se avevano in qualche modo nella loro vita barattato qualche servizio con questo pittore. Ma ce ne sono ancora tanti da scoprire. Per cui con il mitico fotografo Paolo Rossignoli, che ha avuto la pazienza di seguirmi in questa avventura e che ha fatto queste foto splendide, stiamo ancora indagando, no? E questo mi colpiva tantissimo. Adesso vi racconto la sua storia, che è un po' lunghetta, ma a me, vi giuro, mi ha spalancato gli occhi. Questo dipinto è stato chiesto da un pescatore di Pellestrina, che voleva che Giorgio illustrasse la sua barca che vedete sullo sfondo, piccolo, cioè in mezzo al casino generale. Giorgio aveva così fame in quei giorni che dice: ok, te la do, cioè ti faccio un quadro in cambio di pochi go da questo pesce qui, che lui poi gli riporta nel quadro. Cosa succede però? Mentre sta cercando di illustrare, seduto sul pontile, come vedete qui, la barca di questo signore, passa una grande nave nel canale, fa delle onde giganti e Giorgio, seduto, cade in acqua. Per cui poi porta questo dipinto
punto, che è il frutto del suo cadere, diciamo così, al pescatore, che lui rifiuta. Perché? Perché la sua barca non si vede neanche in mezzo a tutto sto maradana. Dice: io devo chiedere la mia barca e tu mi porti questo. E lo rifiuta anche perché, questa è un po' una roba strana, però ve la dico perché mi ha fatto sorridere, barra inquietare, questo il, diciamo, il supporto di questo dipinto è un pezzo di una cassa da morto. Non so, perché Giorgio forse è in assenza di materiale, o forse dopo, come vedete, come sentirete, ha pensato a qualcos'altro, non so, e ha disegnato questa cosa su un pezzo di bara. Per cui anche per questa ragione il pescatore ha detto: io mi tengo in casa un pezzo di bara. Per fortuna il barista che poi l'ha acquistato non sa ancora di questa cosa, per cui meglio non dire. Che hai in bar una barra? Comunque, la cosa che mi ha stupito è che Giorgio in realtà aveva dipinto la barca che il pittore voleva e ce lo mostra qui. La cosa bella è che Giorgio qui sta cadendo e la prima prospettiva che abbiamo è la sua, cioè c'è la sua mano, noi stiamo cadendo con lui, c'è la sua mano, il suo piede e stiamo cadendo. Sì, nella parte sinistra però vediamo lo stesso quadro che lui stava dipingendo visto da una prospettiva esterna, cioè di lui che cade, e noi guardiamo lui cadere, non siamo più a cadere con lui, ma stiamo vedendo lui che cade. In mano, mentre lui cade, cos'ha? Il dipinto piccolissimo che voleva il pescatore inizialmente. Per cui in realtà Giorgio l'aveva anche fatto, cioè c'era il dipinto che voleva il pescatore dentro questo dipinto, se no non era, diciamo, delle dimensioni che il pescatore aveva chiesto. E mi ha colpito un sacco perché, cioè, Giorgio poteva non cadere e avrebbe sicuramente fatto qualcosa di diverso. Invece il fatto che cade da questo pontile gli fa vedere delle robe, cioè gli fa immaginare delle robe tipo questo, tipo che da una conchiglia esca una donna nuda, oppure che ci sia una fattina dentro un'altra conchiglia, oppure che ci siano altre cose che cadono insieme a lui, che se fosse rimasto sul pontile non avrebbe visto, non avrebbe immaginato. E mi ha colpito un sacco perché ho pensato che questo che questa opera è proprio un elogio all'imprevisto, che a me hanno sempre insegnato a essere una cosa buona, no? E questo dipinto lo illustrava, cioè che le nostre cadute, che quando cadiamo è un'occasione in più per vedere, non so se meglio, ma sicuramente in modo più elaborato e più spettacolare la realtà che abbiamo di fronte. Se non cadiamo, vediamo le cose come vorrebbero i pescatori, che la barca è una barca e va ritratta così. Mentre quando cadiamo può diventare veramente un'occasione per vedere come il mondo partecipa di tutto quello che viviamo. Con questo per adesso volevo chiudere, perché è la roba che mi ha colpito di più, lasciando la parola ad Aldo, che magari può illustrarci attraverso le parole, non attraverso le immagini, chi era questo Giorgio, che come sentirete è una persona enigmatica, eclettica e spesso paradossale. Lui l'ha conosciuto prima che venisse a Pedestrina, cioè prima che si ritirasse nella sua palafitta, e io pensavo che a Milano vivesse una vita tranquilla, da impiegato, da illustratore, strapagato, e invece mi sto accorgendo sempre di più che lui è sempre stato un matto buono, diciamo così. L'unico che ho sentito è essere andato in giro per Milano con una capra e un inzaglio, per esempio. Però dici tu qualcosa, non solo per te. Sì, anche perché abbiamo visto la torre di Babele rovesciata e l'uomo di Milano rovesciato, ma il più presente Aldo Di Gennaro ha visto anche l'Italia rovesciata ed è stata un'esperienza indimenticabile, ma adesso dopo ce la racconterà. Intanto non solo la capra. Lui, quando dicevo una capra, a guizzaglia, e quando ha collaborato per il settimanale famoso, che era Epoca, allora diretto da Enzo Biaggi, che conoscete tutti, lui è andato nella redazione di Via Bianca di Savoia della Mondadori con una capra guinzaglia. Era la prima redazione in Italia con la mucchetta.
Provate a immaginare cosa ha fatto la capra sulla bocchetta. Poi dopo la capra c'è stato anche un pappagallo, ma non un pappagallo, un cacatua. Cacatua è presso poco uno struzzo, il mio, era un metro, questo bianco, e io litigavo con questo. Un giorno mi ha invitato a mangiare a casa sua a pranzo e io avevo il pappagallo sul tavolo che cercava di mangiare il mio piatto, che sarebbe stato meglio che lo mangiasse il pappagallo invece che lo mangiassi io, perché come cuoco era anche fantasioso di Gaspari ed era un rischio mangiare quello che... Comunque io ho mangiato qualcosa tenendo litigando con pappagallo per cercare di tenere una vita. Allora, la mia prima... dunque io avevo, quando l'ho conosciuto avevo circa 18-19 anni e lui 11 anni più di me, quindi eravamo due ragazzini, e un bambino e lui un ragazzino, insomma. E era già famoso in Italia come illustratore, perché tutti gli appassionati, tutti quelli che facevano il mio mestiere avevano scoperto questo fenomeno, che però faceva disegni su un giornale popolare, che era la Domenica del Corriere, no? E il problema di Giorgio De Gasperi era il suo presunto complesso di inferiorità mai manifestato, era perché lui veniva da Brera, dove c'erano quelli che poi sono diventati pittori famosi, Gianni Dova, Crippa, e c'era anche Dario Fo, che era amico di De Gasperi, e nei disegni di Dario Fo si vede l'influenza di De Gasperi. Erano amici, insomma, e poi sono coetanei per sapere. E siccome lui lavorava per la Domenica del Corriere, che era un giornale popolare, non era molto stimato dai, tra virgolette, grandi artisti, no? Lui faceva un sacco di soldi e i grandi artisti allora dovevano ancora affermarsi, insomma, no? Comunque, non era molto amato da loro, dagli intellettuali, dai grandi artisti di Brera. E credo che una parte del suo percorso è segnato da questa differenza. Lui aveva un'abilità straordinaria che tutti i pittori, non solo quelli, ma anche quelli del passato, non avevano, perché aveva un'abilità inquietante. Adesso vi racconto una cosa: quando io, dopo pochi mesi che l'ho conosciuto, mi ha fatto una cosa che mi ha segnato per tutta la vita, e per me ha cominciato a farmi paura un personaggio così. Vi racconto in breve una cosa. Vi ho chiesto di disegnarmi l'Italia, no? Lui stava disegnando una copertina per un giornalino inglese, ho detto disegnami l'Italia. Lui l'ha spostato una cosa e sul tavolo coperto di carta da pacchi ha cominciato a disegnare per me, che ero di fronte. E mi ha disegnato l'Italia vista dalla Svizzera, me l'ha disegnata per me, però rovesciata. Cioè per vederla bisognava metterla allo specchio. Cioè ha invertito la cosa. Quando ho finito di disegnare, io ho tagliato con la lametta la carta, sono andato allo specchio in bagno e mi si è gelato il sangue. Perché era l'Italia come ricalcata da una carta geografica. E ha fatto questa cosa a memoria al momento. E per me questo è stato uno shock, cioè io ho cominciato da quel momento, oltre a stimare il personaggio, che lo conoscevo bene perché vedevo i suoi disegni da anni, ho cominciato ad avere paura, perché una cosa così la fa un alieno, un marziano, non normale. E ho vissuto tutti gli anni con lui con questa riserva, e in effetti per molti aspetti era, oltre che una persona straordinaria da stimare, amare, tutti lo stimavano, lo veneravano, soprattutto i colleghi, i giornalisti, i disegnatori, però era anche un pericolo pubblico, vivere con lui era rischioso. Io una sera gli ho prestato l'automobile mia e non sapevo che non avevo la patente. Quando sono andato a riprendere l'auto, a prendere le chiavi, lui mi ha detto: ah sì, ma sai, non sono riuscito, è una Diana la mia, no?
non riuscivo a mettere la marcia davanti, l'ho girato per Milano a marcia indietro. Io ho cominciato a vedere, no? Non ho chiesto ma c'hai la patente, non ho chiesto perché sembrava ovvio, io avevo 19 anni e lui ne aveva 31, 32, ora la patente, non la aveva. Mi dà le chiavi, vado in alto e sento un po' di benzina. No, torno indietro, dico, Giorgio, ma la mia macchina puzza di benzina, qual è successo? Ah già, ero rimasto senza benzina. Sono andato a prendere una tanica di benzina e si è rovesciata sul sedile. Io sono entrato in alto, fumavo allora, che per fortuna non avevo la sigaretta, se no io non ero qui a raccontare questa storia. Perché una macchina imbevuta di benzina, se uno entra con la sigaretta, salta per l'anno. E questo era Giorgio De Gasperi tutti i giorni. E faceva delle cose tutti i giorni di questo genere, però le perdonavamo tutte, perché era un vero e proprio genio, che era un piacere ascoltarlo, vederlo disegnare, quindi possiamo andare avanti. Io però alcune cose mi vergogno a raccontarle, ma per esempio una, in Inghilterra è andato a trovare un suo amico che si chiama Bifignani, grande illustratore, va a casa sua, entra e sono a lei, Bifignani e la moglie, e lui per fare il compagnone simpatico si è infilato nel letto anche lui con il cappotto e le scarpe. È andato più lui a lei, insieme a Bifignani e la moglie. Cioè, era così, adesso ce ne sono un sacco di cose. Ah, quella storia del bagno vestito è terrificante. Vai, la racconto. Allora, un giornalista che era caporedattore della pagina delle scienze del Corriere della Sera, che lui ha conosciuto, sì, sì. È venuto a Pedestrina, giocando in redazione, De Gasperi tira una bottiglietta di china addosso a Viviano Domenici e gli ha sporcato la camicia. E lui, oh, scusa, non so, mi dispiace. Senti, invitami a casa tua che chiedo scusa a tua moglie che ti ho sporcato la camicia. No. Però vado a casa e la moglie vede quest'uomo che era quasi 2 metri, 1,90 m, gigantesco, simpatico, così. Però in particolare va detto, non amava tanto lavarsi, diciamo, no? Non si curava tanto per l'igiene personale. Sua moglie aveva sentito qualcosa che non funzionava, ha detto, senti, puoi dire al tuo amico di andare in bagno a darsi una rinfrescata? E lui lo dice, Giorgio, vai in bagno a darti. E Giorgio ha capito, perché sapeva di avere profumi non tanto gradevoli. Va in bagno e loro lo aspettano a tavola e non dice mai, non passa qualche ora, 20 minuti. A un certo punto esce dal bagno. Cosa aveva fatto? Era entrato nella vasca da bagno, vestito, scarpe, vestito, capite? Si è insaponato, fatto la doccia, vestito. È uscito dal bagno, lasciando la scia d'acqua, si è seduto a tavola. Era pazienza, no? Però non è finita lì. Poi tornano in redazione alla domenica del Corriere e la sera il Gianluigi torna a casa e la moglie dice, vieni a vedere cosa ha fatto il tuo amico. Vanno in bagno e lui aveva scritto sui muri, dietro le quadre, con il gessetto a cera, aveva scritto delle lettere di scusa alla moglie. Hanno dovuto reimbiancare, perché il gessetto a cera non puoi più, no. Non solo, si è fatto un autoritratto nel fondo del water. E con il gessetto a cera si può scrivere sulla ceramica, anche nell'acqua. Sotto l'autoritratto c'era scritto, sono uno stronzo. Questo è un forte. Frequentare questo personaggio era un vero rischio. Prendiamo un'altra cosa. Tocchi, ce ne sanno. Poi era generoso. A un certo punto Bifignani, grande illustratore, era venuto qui a non fare dei disegni, però non era riuscito a fermarsi qualche giorno.
E allora adesso poi allora non c'era il parco là, no? E va a raccontare questa cosa De Gasperi. De Gasperi gli ha regalato 50.000 lire. 50.000 lire negli anni 60 era una cifra. Regalato. 50.000 lire. Questo me l'ha raccontato dei finanti, quello del, dove, da dove è andato nel letto vestito, buscando tutto. Altra cosa, vai vestito, vediamo di che. E questo è il problema. Ascesso genocida. A un certo punto, se vuoi questa cosa, l'hai raccontato. Mentre disegna, quei disturbi che ogni tanto avevano l'accesso alla genicina, che si gonfia col busto, una roba un po' così. Oh, tu mi dà fastidio. Lo prendo, quella lama, lo stagli, quella lama per tagliare i cartoni, che usano i panni tappezzieri. Vai in bagno, io vado, corro a vedere perché avevo, conoscendo l'avvocato, sta facendo qualcosa di strano. Vai in bagno allo specchio e si incide con la lama. La gengiva schiaccia, si sciacqua e torna a lavorare. E cosa faceva? Si sciacquava la bocca con l'acqua dove la lavava. Io però adesso se vado avanti voi date idea su questo genio, non so. Ma io volevo fare un appunto su questa cosa, ma sul fatto che era un po' strano. E che non è una stranezza sempre, diciamo così, pazza. E per esempio volevo raccontarvi anche io due robe brevissime per dire che tatto aveva questo personaggio. Una l'ho sentita prima a cena, che si collega un'altra che è successa a Pellestrina. A Pellestrina compra delle uova, e le faccio proprio in breve, gli cadono per terra, lui cosa fa? Gli dispiace tantissimo, si inginocchia e comincia a leccare le uova da per terra nello sconcerto generale. Tempo prima, cioè 20 anni prima, la stessa cosa succede, un po' più drammatica, diciamo così, a Londra, quando è sempre da Bifignati. Sì, no, per no, da Chiedo, vicino da Chiedo, un altro posto. Un altro, sono in macchina insieme a un semaforo rosso, davanti a loro c'è una moto. Praticamente dalla moto non si sa come cade per terra, in mezzo alla strada, un barattolo di sottaceti. Un vaso di vetro di sottaceti, si spacca e tutto si sparge per la strada. Fa verde, ma nel momento in cui fa verde, Giorgio scappa dalla macchina e si mette in mezzo alla strada a mangiare le cose che hanno cadute. Seduto in strada e ha bloccato il traffico. Bloccato il traffico. Perché c'era il semaforo verde e le macchine hanno detto che c'era uno seduto sulla strada che non c'era i sottaceti. E tutte queste cose potrebbero appunto farci pensare a un pazzo, ma messe insieme ci mostra un uomo che in realtà aveva una sensibilità per, in questo caso, lo spreco, come no, per le cose che noi buttiamo via o che perdiamo, bestiali, cioè lui non voleva, proprio quello che gli passava in testa era che lui non voleva che quelle cose andassero perdute così, tanto che quando le vecchie a Pellestrina buttavano un pane secco in acqua lui si arrabbiava tantissimo. E una volta persino preso la barca per recuperare tutto il pane secco, l'ha fatto essiccare e se l'ha mangiato. Oppure non adoperava l'acqua di casa sua, ma andava ogni giorno alla fontana con delle taniche di plastica per raccogliere tutta quell'acqua che cadeva. E lui era arrabbiatissimo perché diceva, vedete questa fontana, si diceva a me che giocavamo a calcio, questa fontana non si può neanche chiudere e tutta quest'acqua va sprecata. Aveva una sensibilità particolarissimi, che a volte sfioravano appunto la follia per quelli che non lo conoscevano. Io ho rischiato di ucciderlo, adesso vi spiego. Perché? Allora, una sera siamo io, un amico che adesso è a Londra, io avevo la famosa piano. C'era lui e la moglie, Francis, che è morta giovanissima, poi non siamo stati in un locale per qualche parte a mangiare e bere e torniamo per accompagnare il cattivo. Io salgo in macchina la sera, il mio amico sale qui, la Francis, la moglie, sale dietro e qui doveva salire De Gasperi. Io ho il motore acceso, saliamo tutti, sento la portiera dietro che si chiude e parto.
Il mio amico per fortuna urla come un pazzo e mi fa freddo. Cos'è successo? Che De Gasperi nell'aprire la portiera ha toccato dentro la sigaretta, il bocchino della sigaretta che è caduta in terra. Cadendo è rotolata sotto l'auto. E lui invece di dirmi aspetta così e si è infilato sotto l'auto a prendere, a cercare la sigaretta. E io sono partito. A momenti gli passo sopra, se il mio amico non mi ferma. Cioè, è un'altra di quelle cose che frequentare De Gasperi era un rischio, faceva delle cose, un altro, non so, cioè, ci sono messo un sacco, sempre sul fumo, quella lì dell'auto, se te la ricordi. Di sì, loro sono entrambi. Viviamo Domenici, il capo redattore del Corriere della Sera, sì, e lui. E allora non si poteva fumare, no? Entrava. E lui fumava per sfidare. Allora c'era il guidatore e il bigliettario, il vero guidatore. Arriva lì e dice, scusi, devo dare la multa, 500 lire. E allora paga la multa, non paga. Chiede a Viviano Domenici, perché lui non aveva soldi, di pagare lui la multa. Però continuava a fumare. E il bigliettario è tornato lì qua e dice, ho ogni fermata, io devo darle la multa, o scende o ho ogni fermata, lei parla. E lui è andato avanti a fumare, facendo stare i soldi. 10.000 lire si sono guadagnando gli indici. Poi naturalmente lui non aveva problemi con i soldi, perché li regalava, non so. Sì, sì, addirittura si raccontava sempre Viviano, che lui con i soldi appunto avete capito non riusciva tanto, così a Bellestrina non ne fa più uso, finalmente. Ma con i soldi a volte succedevano delle robe strane. E tipo Viviano ci raccontava che un giorno stavano passeggiando per le strade di Brera, lui e De Gasperi, e uno sconosciuto gli passa davanti. E Giorgio lo ferma e dice, tu, io ti conosco, ti devo 10.000 lire. Questo qua, no, guarda, non ci conosciamo. No, io ti devo 10.000 lire, li tira fuori, fa, te li devo dare, sono tuoi, fa, no, non li voglio, e fa, o te li do o li butto via. Questo tipo stava andando, se ne è lui gli ha tirati addosso. Per dirvi che non c'eravamo tanto quei soldi. No, c'era un'altra cosa. Adesso un po' andiamo nell'inquietante un po'. Allora, due cose. Allora, lui lavorava in due redazioni, c'era la redazione del Corriere della Sera, che è in centro a Milano, adesso credo. Poi ce n'era un'altra, quella dei periodici, che era in via Scarselli, dove sono cresciuto io a lavorare. Allora, in via Solferino, per salire, c'era uno scalone che girava intorno, quadrato, così. E lui cosa fa? Ha disegnato, sempre col pennarello, con il gessetto c'era. Ha disegnato lungo le pareti che salivano un serpente, no? Ha dovuto riverdeggiare anche tutto qua. E invece in via Scarselini un giorno è arrivato con il cane, non con la cacca questa volta, con il cane. E il cane a un certo punto ha fatto la cacca nel corridoio. Cosa ha fatto? Gli ha detto, Giorgio, guarda che il tuo cane ha fatto. Ah, porca miseria! Ha preso la squadra, quella per disegni. È andato là e invece di raccogliere, di pulire, ha disegnato, ha fatto il ritratto del cane con la carta del cane sul pavimento. E la squadra era di Viviano Domenici. Dopo insomma, un po' hanno pulito e lui ha riportato la squadra, Viviano Domenici ha detto no, io quella. La squadra non voglio, ma no, guarda, l'ho lavato e ha fatto così. Vediamo quella squadra lì. Vogliamo, ci possiamo credere? Sì, sì. Ci vuole dire un paio di cose anche lei, Festino, vi ricordo i suoi personali di De Gasperi. Vedete qui. Poi però vi parlerò anche un po'
del mestiere di De Gasperi, della sua tecnica straordinaria. Sì, certo, gli aneddoti sono bellissimi, però non dobbiamo dimenticare che diceva. Comunque sì, io ho avuto pochissime occasioni per vederlo all'opera. E la prima volta ero nello studio che mi accorcia a Milano nel lontano 1965 e pochi mesi dopo mi ritrovai davanti quest'uomo. Ero arrivato dalla pausa pranzo, Giorgio De Gasperi era seduto a tavola accanto al mio e io avevo un lavoro in corso che dovevo riprendere. E Giorgio De Gasperi invece si stava guardando un magnifico foglio di cartone di quelli che si usavano in quei tempi, dove lavorare normalmente, aveva il colore vicino, la ciotola dell'acqua, lo straccetto del pulire il pennello e dei fogli che probabilmente aveva consultato per qualcosa che doveva fare. E io presi le mie cose e cominciai a cincischiare e intanto con la coda dell'occhio buttavo uno sguardo a quello che l'uomo stava facendo. Io conoscevo di fama, e per aver visto delle cose stampate sulle pagine della Domenica del Corriere, e quindi era un'occasione piuttosto straordinaria quella di vederlo all'opera. Fatto sta che aspettavo che cominciasse, e invece non cominciava. Guardavo questo foglio di carta, cartoncino bello rigido, era ricco, e a un certo punto, di punto in bianco, appunto, prese lo straccetto dove si puliscono i pennelli, lo intinse velocemente nell'acqua, poi sulla tavola bella bianca fece un semicerchio, un colpo solo, poi mise da parte la pozzola, intinse il pennello in tempera nera che era lì e, vi giuro, il foglio non aveva un segnetto di matita che fosse uno, lui direttamente col colore nero disegnò quello che poi divenne l'elmetto spaziale con il viso, le spalle di un astronauta all'interno di una cabina di uno shuttle di quell'epoca, di una capsula. E nel giro di una rete finì il lavoro. Ecco, io dopo aver visto questo dissi, cambio mestiere, perché ragazzi, questo non è, è qualcosa di straordinario. Un'altra cosa che mi sbalordì, e non fosse fatto io a rimanere di sasso, in un'altra occasione, lui naturalmente era un frequentatore dello studio perché era in amicizia col titolare, lo conoscevamo ormai un po' tutti, sapevamo il tipo che era. Io in realtà non conoscevo questi aneddoti, altrimenti mi sarei spaventato fortemente anch'io, no? Però ero sinceramente impressionato, soprattutto perché era imprevedibile. Bene, un giorno si stava chiacchierando, era un momento di pausa, diciamo così, c'era qualcuno che scarabocchiava, qualcun altro che discuteva, e lui senza darlo vedere, adocchiando qualcuno al di là del tavolo, prese un foglio, o perlomeno ce l'aveva già lì, poi prese una penna e disegnò velocemente delle linee verticali e delle linee orizzontali, fece quattro gruppi di queste cose, ma proprio tracciate velocissimamente. E poi con lo stesso strumento cominciò a riempire un quadratino sì, uno no, di nero, come si fa con i cruciverde. Fece della stessa persona, senza che questo se ne compiesse, quattro ritratti assolutamente diversi, ma sempre della stessa persona. E la somiglianza c'era esattamente tutti e quattro. E questo non è di vincere. Ditemi voi che cos'è. L'aspetto della tecnica, se c'è lui aveva un'abilità non straordinaria, inquietante. Io vi ho raccontato la storia dell'Italia, che è una cosa. Un giorno l'ho portato a vedere dei campioni di biliardo, no? In un bar famoso dove c'erano tutti i campioni. Siamo stati in un paio d'ore. E poi si è ricordato che doveva finire un disegno, è venuto a casa mia, doveva fare un disegno per la Domenica del Corriere, e finito il disegno, si è messo lì,
e ha fatto i ritratti, non le carriere, i ritratti dei giocatori di biliardo, a memoria. Cioè, fare un ritratto a memoria non esiste. Cioè, quando Leonardo da Vinci ha fatto la Gioconda, ci ha messo anni, no? Copiandola davvero, tutti i pittori, gli illustratori, così, non possono fare ritratti a memoria. Copiano la fotografia, anzi, la ricalcano, la proiettano, eccetera. Lui ha fatto i ritratti dei giocatori a memoria, che è inquietante, cioè ci vuole una memoria non terrestre, qui siamo a dei livelli che io non ho visto, solo il confronto si può fare solo con certi autistici. Io un giorno ho visto un documentario in televisione di bambini autistici a Londra, quando hanno fatto un giro per Londra e poi le maestre hanno detto disegnate quello che avete visto. Un bambino ha disegnato l'abbazia di Westminster a memoria, perfetta, a memoria. E lì mi è venuto in mente De Gasperi, che aveva una memoria stupefacente. Quando gli hanno chiesto, ma conosci bene il cavallo? Sì, lo conosco bene. Ha cominciato su un foglio di carta a disegnare tutte le ossa, una per una, messe vicino. Lui sa a memoria le ossa del cavallo. E c'è, nel dischetto che ti ho dato, c'è un cavallo che scivola in una scatola di specchi, visto il cavallo sotto, di fianco e dall'altra parte. Tutto a memoria, mentre chiacchiera con gli amici. È una cosa inquietante, insomma, non è che questo mondo. Cioè, il più grande illustratore americano, di cui c'è stata una mossa adesso a Roma, che si chiama Norman Rockwell, faceva delle bellissime illustrazioni e prima faceva tutte le fotografie dei personaggi e poi le metteva insieme e faceva delle grandissime illustrazioni. Lui faceva le stesse cose a memoria. E il paradosso è che quando copiava le fotografie, non le copiava, le faceva i quadretti come fanno, come si insegna a scuola, fa i quadretti sulla fotografia, poi i quadretti sul foglio per copiare l'esatto. E io quando ha fatto questa cosa gli ho chiesto a Giorgio, tu queste cose le sai fare a memoria, perché fai i quadretti? E lui per mezz'ora mi ha raccontato il perché e io non ho capito. Lo disse a me quando andrai a trovare, sì, l'unica occasione. Poco prima di congedarmi, perché ero andato di sorpresa a trovarlo nella speranza di cogliere sul posto, perché sapevo che l'uomo poteva dirmi di sì al telefono per non farsi trovare, ma non per cattiveria, perché era così istintivo. Invece ho avuto la fortuna di trovarlo, mi aveva accolto, mi ha fatto visitare il suo antro, tutto quanto, e poi mi accompagnò al bus che poi mi avrebbe portato a Venezia, dove sarebbe partito per Milano. E io gli feci alcune domande così molto informali, no? E lui mi disse, vedi, quando io disegno, lavoro, ho bisogno che intorno a me il mondo sia tridimensionale. Se in una stessa scena c'è anche un manifesto, lo faccio, però io ho bisogno di vedere le cose che si muovono. E questo secondo me è una spiegazione per cui questa faccenda della quadrettatura. La storia della quadrettatura non l'ho mai capito. Uno dei disegni che riuscì a portarmi via, che era una riproduzione non originale, altrimenti l'avrei già messo in cassaforte, rappresenta un giovane che sta sistemando degli strumenti musicali, dei registratori, degli altoparlanti, ma non si vedono, è sempre lo stesso personaggio che sta muovendosi come se ci fossero delle immagini sovrapposte in maniera dinamica, e tutto fatto velocemente con matita su un semplice foglio di carta, ma è splendido perché è come se fosse un'immagine unica, però che contiene anche una parte di tempo, perché ovviamente le cose che si muovono gli chiedono del tempo, un minuto, due minuti, tre minuti. Lui ha
fissato con la sua memoria fotografica alcuni istanti di questo lavoro e l'aveva trasferito sul foglio. Ma è solo una delle cose bellissime che si potevano vedere. Sì, e volevo dica pure, e poi volevo anche chiedere, se può dirci anche rapidamente, perché abbiamo scoperto appunto che a Palestina ci sono ancora tante cose di De Gaspari non conosciute. Prima o poi però infatti già stiamo organizzando, ma cosa c'è ancora di De Gaspari, che non si conosce, che deve essere ancora scoperto? Prima parlavate di collezionisti. Ma sì, c'è un collezionista a Torino che dice di avere 5.000 originali di De Gaspari. Io un po' li ho visti, e lui ogni tanto veniva a Palestrina a cooperare. Sì, perché la cosa bella che dicevamo prima era che, per esempio, Aldo Di Gennaro, sul suo bigliettino da visita, bellissimo, dopo ve lo mostro, c'è scritto mestiere cercatore di funghi, hobby illustratore. Perché quando non ha niente da fare, va a funghi. Cioè, ognuno ha le sue passioni. Un momento, questo bigliettino non l'ho fatto io. No. Il mio figlio mi ha regalato a Natale un pacchetto di biglietti da visita con su questa cosa. Il mio mestiere è il cercatore di funghi. No, per dire che ognuno, quando non deve lavorare, fa quello che gli piace di più, no? Mentre, diciamo prima, Giorgio disegna e quando non ha niente da fare disegna. Per cui è impressionante la mole di materiale che c'è e tutto stupendo. Giorgio, a proposito del fatto che non pensi lavarsi poco, un giorno è venuto, già abitava a Palestrina, è venuto a casa mia. Siamo stati qua insieme e poi ha dormito a casa mia. Ho detto, senti, io non ho un letto, ti do il divano. No, voglio il divano, io dormo in terra. Perfetto, ho un sacco a pelo. Allora, ho dormito in sacco a pelo. Al mattino ci svegliamo e andiamo, io avevo un cane, dovevo portare un po' a spasso di cane. Scendiamo il cane e andiamo in una zona dove c'erano prati, cose, macerie, eccetera. E lui ha preso una, quelle cassette di frutta di plastica, e l'ha presa, cosa deve fare? E la porto a Palestrina, metto i libri qua. Cioè, ho portato una cassetta da Milano a Palestrina, per usarla come libreria. Poi sono salito in casa e mia moglie ha detto, senti, il sacco a pelo dovevo buttarlo. Perché? Puzza un po'. Ma questa aveva buttato il sacco a pelo. Perché lui non so cosa fumava, niente, adesso ce ne saranno altre cose di storia, però dopo il personaggio mi sembra di rovinarlo un po'. Siamo un po' vaccinati. Allora, ritorno dall'Oriente, lui e la sua compagna si sono fermati in Turchia e vivevano in una grotta, non in un albergo o in una casa, ma in una grotta. E a un certo punto ha deciso di partire. Da in questa grotta lui si era rotto un dito del piede e si era curato con un guscio di una tartaruga. Tartaruga morta, cioè lui ha trovato il guscio giusto, ha infilato il piede, se l'è fasciato e è andato avanti, non so, 40 giorni, per quel tempo che... Questa storia del piede guarito l'ha disegnata e raccontata in un quaderno che ha Milone a Torino e io l'ho visto, tutta la storia della guarigione del piede col guscio di tartaruga. Però prima di partire lui ha dovuto distruggere le cose che aveva accumulato nella grotta, materassi, provati nelle discariche, vestiti, eccetera. E a un certo punto, mentre tutto bruciava, ha detto alla compagna, abbiamo un problema, ho bruciato anche passaporto e salvezza. Ha bruciato. Allora è andato al consolato italiano, ha raccontato la storia, gli ha creduto, gli hanno dato soldi e la storia. Magari aveva fatto anche un desiderio. Allora, io vi ringrazio davvero di cuore per tutti questi aneddoti, questi racconti, e come potete avete sentito ce ne sono davvero di tutti i colori e si potrebbe andare avanti ore, suppongo, con questi due.
un'altra cosina piccola, però ho fatto un po'. Vai, consegniamo l'ultima. Non è inquietante. Io un giorno torno dalla piscina, mentre lavoravamo allo studio d'Ari, torno dalla piscina e metto lì a disegnare, e lui viene e dice: dove sei stato? Dove sei stato? Io avevo ancora i capelli un po' bagnati, così. E io sono andato in piscina, così. Ah, bene. Lui cosa ha fatto? Si è buttato in terra e nuotando in terra è andato in bagno, fare il suo bisogno, e è tornato a nuoto, e così per farmi compagnia, per far vedere che nuotava anche lui, ha fatto tutta la strada, in bagno e ritorno nuotando in terra, e tanto, per farmi piacere, farò una nuotatina al giro. Tutti i giorni questa cosa. Nel nostro ristorante, ma stavamo mangiando, a un certo punto c'era la bistecca, lui fermo il cameriere che passava con l'uva e mi dia la forbice per favore, perché mi ha dato la forbice, lui ha tagliato la bistecca con la forbice, invece che con il coltello, ha tagliato con la forbice. Che io avrei dovuto sentire un personaggio libero, questa è la cosa più bella che ha. Cioè, libero da tutto, da tutti, a volte anche troppo libero, diciamo. Volevo finire con questo, che è solo un omaggio a due persone che sono qua, che sono la Rosa e Nazareno, che hanno dato un sacco una mano a Giorgio, a volte anche regalando, a volte barattando, in questo caso, tantissimi chili di frutta. Appunto Nazareno è il fruttivendolo del paese, qui vedete. È lui, dopo vari sette anni, ti mostriamo esattamente. E lui, questo è il suo omaggio per loro, perché se Giorgio ha potuto vivere queste avventure, diciamo così, e vivere così in maniera libera e assoluta, è stato anche grazie a tutte le persone che a volte ingenuamente, a volte consci di quello che era, di chi era quest'uomo, gli hanno dato una mano. Per cui niente, volevo lasciarvi con questo, che è un'altra delle sue Madonne, vedete, vista dall'alto. E niente, dicendovi solo questo che mi ha colpito, e che appunto dice di questa sensibilità di uomo, un uomo libero, un uomo che se voleva farti contento andava a moto per terra, ma un uomo che sapeva anche dirci attraverso i suoi quadri delle cose molto belle. E se, per esempio, mi colpiva un sacco vedere come, vedete qui, mentre vanno dal fruttivendolo, ci sono delle donne che stanno bisticciando, dicendo tocca a me, non tocca a te, senza accorgersi che sopra le loro teste, proprio sopra le loro teste, è arrivata la Madonna con il bambino che aveva un raccolo d'uva, a chiedere della frutta al fruttivendolo Nazareno. E mi ha colpito un sacco perché dicevo tra me: guarda come quest'uomo, folle, sporco, sappia dirci queste cose, no? Che bisogna stare attenti, che i miracoli e che la bellezza ci si presenta sopra le nostre teste, ci presenta in mezzo alle cose che facciamo, ma se siamo distratti, se siamo intenti a vedere sempre quello che volevamo noi, non ce ne accorgiamo. Per cui, come prima, cadere, e in questo caso essere attenti alla realtà, all'imprevisto, dipende un po' anche da come siamo disposti ad accettare la realtà. Scusa, vai. Ci siamo dimenticati del topo. Del topo? Perché come avete sentito e potrete sentire, spero più avanti, non adesso, mi sa che sono delle 10:20, Giorgio aveva tanti amici animali. Ma tu, io ho cercato del topo che gli ha raccontato tu. No, sì, nel senso che... Tu hai cercato di addomesticare il topo, ma non tipo di... E infatti, tante storie sono raccolte nel libro, adesso concedetemi un po' di propaganda sana, sono raccolte nel libricino che ho cercato di fare, appunto, raccogliendo tante di queste immagini e un po' di storia. Quelle che avete sentito stasera da Aldo purtroppo non ci sono, e sono stupende, io prima o poi dovrò scriverle.
ce ne sono tantissime altre, potete immaginare di quale spessore, di quale pavimento, anche insomma ludico, insomma da ridere, ci siano in questo libricino che abbiamo fatto, che è solo un omaggio piccolissimo, c'è un primo passo per conoscere la figura mastodontica, questo gigante, che è sia in realtà gigante perché è appunto 1,90 m e passa, ma anche un gigante dell'arte che merita davvero un po' di attenzione. Avviso tutti coloro che hanno la fortuna di avere in casa un dipinto di Giorgio. Al momento non vale niente. Anzi, c'è un famoso pittore che ha fatto la merda d'artista, vi ricordate? Il Manzoni, come si chiamava? Sì, Pietro Manzoni. Ecco, adesso vale molto di più questa lattina con la merda d'artista. Coloro che hanno in casa adesso una cosa di Gaspari non si illudano, non vale niente, perché non è nel mercato, eccetera. Se riusciamo a informare un po' di i critici dell'arte che sanno qualcosa, se riescono a capire che personaggio è stato questo qua, che ha avuto la colpa di disegnare su giornali popolari, no? Quei quadri prima o poi acquisteranno il valore che hanno. Al momento non valgono niente, non illudetevi, li può comprare solo qualcuno che lo conosce. Mio amico ha comprato una illustrazione di Gaspari, l'ha pagata 40 euro, ha fatto così, no? Io ne ho casa 3 o 4 di disegnini così, non valgono niente. Per il momento, se lui comincia a fare qualcosa e a diffondere questo fenomeno, a Palestrina qualcuno. Tante pazienti. Qualcuno mi darà il protettore di vita. Per il momento, io vi ringrazio e voglio dire solo che spero di vedere altri incontri del nostro centro culturale come quello di questa sera, che ci ha messo veramente di fronte una persona in tutta la complessità e la bellezza della sua umanità, della sua opera, e non credo che ci sia niente altro da aggiungere. Mi ha molto colpito questo ultimo quadro che ci ha fatto vedere Giovanni. Mi ricordo un po' un quadro che potete vedere qui nella Basilica del Santo, la Crocifissione di Alighieri d'Azeglio, dove c'è una cosa drammatica come la Crocifissione, sotto c'è un'umanità che fa un po' di tutto, sì, molto distratta e molto... mi ha fatto venire veramente forte questo parallelo. Rimane da aggiungere solo che, come vedete Giovanni, in fondo alla sala trovate il libro e che trovate anche, avete anche la possibilità di diventare soci dell'Associazione dello Sbini, ricordandovi che chi è socio ha varie agevolazioni, tra cui gli sconti sui libri che vengono presentati, per esempio sera per i soci il libro è a 13 euro e 15 e puoi godere della newsletter mensile di alcuni incontri riservati solamente ai soci e la visita e la partecipazione alle visite culturali a tutti i cittadini e a tutti. Io vi ringrazio davvero tanto e vi salutiamo.